Ma hey coach, ben ritornati dal vostro Andrea Nicola 1 su Inazuma Eleven 3, lampo folgorante. Torniamo con il secondo episodio, dobbiamo andare a prendere nuove divise nel dormitorio. Vediamo un po'. Mi preoccuperò di prendere tutti quanti gli oggetti che sono sparsi per la scuola più tardi. Mentre ora... Ah, ma qui c'è anche il sistema di ingaggio. Interessante, interessante. E dove dobbiamo andare? Ah, eccoci qui. Perfetto. C'è anche la palestra, sì. Serviva a qualcosa la palestra? No! In Beyblade Revolution per Game Boy Advance c'era la palestra e ti potevi allenare effettivamente in palestra. O meglio, c'erano le mele che ti davano forza. Qui invece non lo so, non si può fare mi sembra. Benvenuti al dormitorio della squadra giapponese, quelli che faranno parte della squadra dormiranno qui. Sì, mi sembra giusto. Spero state scherzando, io con questi mocciosi? Oh, magnifico. Non fare questa festa, sarà come un campo estivo, divertentissimo. Noi l'estate la passiamo in giro per il mondo, Darren. Non so se ti sei reso conto. Mi dispiace avervi fatto aspettare. Ecco le vostre nuove divise, sono pronte. Magnifico, non vedo l'ora di vederle. E poi ragazzi, scusatemi una cosa, no? Gli unici portieri qui siamo io e Darren, o meglio, Mark. Diciamo che sono io e Darren. È ovvio che veniamo scelti noi per fare per andare in nazionale, no? Quindi questa è la divisa che indosserà chi sarà selezionato nella squadra. Forte! Beh, non è proprio tanto diversa quella del portiere. Avrò una divisa tutta mia. Caspita. Eh sì, Archer. Ti sta molto bene, Kevin. Anche a te non sta affatto male, sai? Incredibile, poco tempo fa il club di calcio stava per chiudere, mentre ora abbiamo la possibilità di rappresentare il Giappone. Eh sì. Marco, sono così felice di aver cominciato a giocare a calcio con te. Non cominciare a frignare zuccone, altrimenti anch'io. Jack, Todd, ascoltatemi tutti. Indosseremo la nostra nuova divisa con orgoglio e porteremo la squadra in cima al mondo, d'accordo? Sì! Oh. E allora? Ehi, dove è andato Jude? Se stai cercando mio fratello, è andato al ristorante cinese per incontrare l'altro Heyman. Ha detto che doveva parlargli. Credo che abbia preso male la convocazione di Caleb. Con me non ne vuole discutere, ma forse ascolterà te, Mark. Pensi di potergli parlare? Certo, aspettatemi qui, torno subito. Aspetta, Mark, prima di andare via... Queste sono le tute della squadra. Vogliamo che d'ora in poi le indossate regolarmente. Avanti, provatele. Ok. Mi cambio davanti a voi donne, va bene? Si è girata Celia. E Silvia. Celia no, invece. Sono in pensiero per Jude. Deve trattarsi di qualcosa di serio. Sono andato infine in centro per parlare con l'allenatore Hillman. Sì, deve essere proprio qualcosa di serio. Raggiungi Jude al ristorante cinese. Amici, ho solo loro 4 ora. Ah, ok. No, stavo scorrendo per sbaglio. Volevo premere B, ma non si premeva se tenevo puntato in giù. Oh, loro? Dell'acqua minerale. Beh, che tipo? Cosa ci verrà a fare a scuola allora? Ho delle informazioni importantissime da darvi, ma non è il momento. Ok, beh, non lo so. È un po' strano come tipo quello. Un altro oggetto. Oh, punti passione, grande. 150. Alla faccia. Ma qui si compra roba oppure... Spaghetti, niente. Piatti sporchi, va bene. Sì, guarda, ti lasciamo i piatti puliti. Spazzoleremo ogni singola briciola. Ogni singola goccia di sugo che metterai sarà ripulita. Va bene? Ma andiamo a farci un giro di qua. Ehi, ehi. I guanti, ottimo. Oh. Qui ragazzi poi c'è nascosta una tecnica suprema. Ok, ehi. Ah, sì.
Qui poi ci andremo più tardi. Molto più tardi. Ah, qui ci sono gli alberi. Non c'è più il club di atletica? Invece le porte sono finte, non ci sono più. Beh, sì, in effetti Doraemon, dopo quello che è successo con gli alieni, è diventata una scuola prettamente basata sul calcio. Diciamo, lo sport più popolare è il calcio. Probabilmente avranno abolito anche le altre attività, visto che comunque sia anche chi faceva altre attività giocava a calcio. Oh, difensiva, croce di fuoco. Forse non è quella che penso io, però mi sa che è bella potente lo stesso. C'era una tecnica che si chiamava Cross X, ovvero Croce X. Però era la sua squadra inglese, può essere? Non mi ricordo che squadra, forse quella americana. Vabbè, era una tecnica fortissima comunque sia. Parata che abbiamo, mano di luce. Ehi. Scusatemi, Pugno di giustizia livello 2, già partiamo? Non me lo ricordavo proprio. Pensavo di partire con mano di luce come sempre. Partiamo con pugno di giustizia. Questa è diventata la migliore. No, mi ha dato un bacio. Credevo che fosse diventata la migliore cameriera. Voleva diventare la migliore cameriera, ma a quanto pare no. Hai capito. E ragazzi, ci ho giocato 3 volte, eh. Non è che dici ci hai giocato una volta sola, ti puoi dimenticare. No, 3 volte ci ho giocato. La mia memoria è pessima. Che ci possiamo fare? Ok, ho dato un attimo un paio di equipaggiamenti per i miei ragazzi qui. Allora? L'altro Hillman. Io non riesco a capire. Perché sta pensando di inserire Caleb nella squadra? Non solo era il capitano dell'Absolute Royal, ma è anche responsabile per gli infortuni di David e Joe. In ogni caso, non ha le qualità necessarie per rappresentare il paese. Se non ti dispiace, sarò io a giudicare le sue qualità. Anche lui avrà la sua opportunità, come tutti voi. Ma allenatore Ivan, Jude ha ragione. Ah, sei tu. Ivan, dovresti pensare ad allenarti invece che ficcare il naso negli affari degli altri. Non ci penserò 2 volte a escluderti dalla squadra se non ti darai da fare come gli altri nella partita di selezione. Questo torneo rappresenta un'occasione unica per farvi maturare come giocatori. Ma devi cominciare a riflettere seriamente su cosa significhi essere capitano e su come poter aiutare al meglio la tua squadra. Cosa significa essere capitano? Esatto. Se non riuscirai a capirlo, non sarai mai adatto a capitanare una squadra a livello mondiale e io non potrò metterti in campo. Ho capito. Voglio mettermi alla prova, non è così, allenatore Hillman? Metterti alla prova, dici? Beh, suppongo sia un modo di vedere la questione. Se le cose stanno così, allora accetto la sfida. E lo farà anche Jude. Anch'io? Cos'è che non va, Jude? So quanto Caleb ti irriti, ma non possiamo fare altro che dare il massimo. Ti invidio, Mark. Soprattutto per il rapporto che hai con l'allenatore Hillman. Grazie a lui e agli appunti di tuo nonno, hai imparato a giocare a calcio. Mentre io non avevo che... Non sarò mai in grado di giocare a fianco di Caleb come se niente fosse. Se lo guardo, vedo Ray Dark e tutte le sue malefatte. E non so nemmeno se sarò mai in grado di liberarmi dall'influsso malefico di Dark. Jude. Non preoccuparti, Jude. Lui non ha più alcun potere su di te. Noi abbiamo già sconfitto Ray Dark, ricordi? E adesso abbiamo l'opportunità di giocare a calcio per il nostro paese. Tu devi solo pensare a giocare bene. Forse non hai tutti i torti. Noi andremo ad allenarci a fiume. Tu puoi usare il campo della scuola. Ci vediamo alla partita di selezione. Sì, ci vediamo lì. Sappiate che non vi lasceremo vincere. Eh sì, è giusto allenarsi in 2 sedi separate. Quale squadra capitanerai nella partita di selezione? Ricorda che la scelta del capitano non influirà sugli eventi della storia dopo la partita. Quindi scegli la squadra che ti piace di più e dai il massimo. Con quale squadra vuoi giocare?
E con Mark abbiamo, se non sbaglio, Xavier, mentre con Jude abbiamo Axel, che è quello che più mi premeva, con cui mi premeva a giocare, però sceglierò Mark. Sì, abbiamo Xavier, Thor, Archer, molto bene, abbiamo anche lui. Fine. Vuoi davvero giocare con la squadra di Mark? Sì. E allora Jude, che dici? Non badare a me, sto solo riflettendo. Ottimo, ottimo, subito. Ok, sì, mi va bene così. Perché comunque sia, Kevin e Jack li porterò fino alla fine con me, sempre in campo. E voi chi siete, ragazzi? Siete voi candidati al Football Frontier, non è vero? Vi annienteremo a prendermi il vostro posto nella squadra. Siete pronti a giocarvi tutto per tutto? Noi siamo sempre pronti per una partita di calcio. Fatevi sotto! Un attimo che prendo quest'altro pennino che mi è più comodo, eh. Senti come pompa la musichetta. Chi è il giocatore più forte? Io! È ovvio. Yesman, Fryer, Cresef e Beak. Mille piedi. Ok, facciamo tirare a Xavier. Dovrebbe avere, diciamo, Meteora infuocata. Ho giocato la schifo. Non so, ma qua non so cosa è successo al touchscreen, ma fa un po' le bizze. Vai! Muro di lancio! Vabbè, senza che vediamo tutta quanta l'animazione, dai. Ci sarà tempo per vederlo. Troppo divertente sta cosa. Sta andando malissimo. È troppo divertente il fatto che vada male, no? No, Mark, tu no! Non ho più i punti. Ah, ok, abbiamo rubato palla, meno male. Già sono stanchi. Oh mio Dio, meteora dirompente. Versione 2 già. Già versione 2 è fortissima allora. Accidenti. Ce l'abbiamo fatta. Se non sbaglio le versioni arrivano fino a 3. Può essere. Non mi ricordo, perché in Inazuma Eleven Go arrivano fino a 5 più o meno. Forza, andiamocene, abbiamo di meglio da fare che perdere tempo qui. Beh, non me l'aspettavo. Perché ce l'avevano con noi? Beh, c'è gente che farebbe qualsiasi cosa pur di avere un posto nella nazionale. Sembra che d'ora in poi tutti vorranno sfidarti. Farei meglio a farti trovare pronto in ogni momento, Mark. Va bene. Per sapere quale tecnica e abilità ti daranno a vincere le sfide, bla bla bla. Vorrei cogliere l'opportunità per informarti che da questo momento il blog della squadra è attivo e verrà aggiornato con regolarità. Ok, pubblicheremo... Sì, vabbè, non mi interessa il blog. Non mi è mai interessato. Scrivere sul blog aspetta alle manager, in realtà è aperto a tutti, però. Eh già, per scrivere una varia stupidaggine che nessuno leggerà mai ci vuole un grande come tattico, avere quattro occhi, bravo. Bravo, non lo leggerò mai. Ok, sì, va bene. Sì, il blog ti dice dove andare, ma c'è anche scritto lì sopra poi, comunque sia. Benissimo, mi sembra sia il momento giusto per cominciare ad allenarci. Chiediti una partita di allenamento di 15 minuti per formare la tua squadra, bla bla bla. La mia squadra va bene così com'è. Troppe ciance inutili. Qualche settimana prima. Fiu! È stato un allenamento davvero intenso. Chiediti di andare via insieme, Paolo. Scusa Gigi, ma ho da fare. Caspita, un altro appuntamento, Paolo? Sì, è così, Michele. Ciao. Era l'ultima occasione della partita. L'ho colta a volo e ho segnato quel gol decisivo. È stato meraviglioso. Lazy. Davvero, Paolo, sei un giocatore eccezionale. Non ne sarei così sicuro. Ci sono giocatori migliori di me. Ma Football Frontier International ti dimostrerò di poter diventare il più grande calciatore del mondo. Il calcio sembra così bello. Un giorno voglio vedere una partita con i miei occhi. Spero proprio che ci riuscirai, Lazy. Beh, devo andare adesso. Ho una visita dal dottore. Ciao Paolo. Ciao Lazy.
Come posso aiutarla? Cosa potrei fare per lei? Vai al campo alla scuola per allenarti. Va bene, va bene. Però prima qui c'è una macchinetta gachapon che intendo utilizzare su... Va bene, come l'ho detto. Aspetta. Posso già andare ai magazzini? Vediamo un po'. Sì, se posso andare ai magazzini allora li controllo un attimo, sai come no? C'è sempre qualcosa da trovare qui intorno. Non qui però. Uia. E qualcosa c'è in effetti. Una moneta roscia. Andiamo alla Raimon allora. A parte che devo ricaricarmi, che sono proprio a secco. Perfetto, i giocatori hanno recuperato tutti quanti i punti. E parliamo con Silvia per dare via alla partita. Sarà una partita 4 contro 4. Ricorda che le selezioni si terranno tra soli 2 giorni. Dai il massimo. E bien, Archer, non vedo l'ora di vederti giocare. Forza ragazzi, giochiamo a calcio. Ah, ma pensavo... Infatti sì, perché stavo pensando all'altra partita? Non lo so. Va bene. Tira. Shawn in porta, ma cosa? Ma cosa combinate? Guarda che bello. Ah. Ehi, attenzione. C'è Thor. Non lo blocca. E va in rete! Grande! Che gol! Rar, è un leone! Pensa solo a giocare. Ah, ok. Va bene. Ehi! Oh no! Pugno di giustizia! Triangolo Z, ehi! Oh, niente da fare. What? Accidenti. What? Ok, ok. Oh mio Dio! Cosa? Allora, non è che adesso uso il Dragon Crash per sicurezza, è che lo uso perché sì. Ma ragazzi, lo uso perché comunque sia Shawn poteva parare un tiro normale. Ma... Palo? Cosa è successo con quel palo? No dai ragazzi, un altro gol, no dai. Cioè stavolta posso bloccarlo. Ti prego. Un altro, no dai. Vabbè, tempo scaduto, vai. Wow! Accidenti ragazzi, che robina. Allora, che ne pensate della squadra? Siete affiatati? Adesso riposati un po' e vieni a parlarmi più tardi. Ma recuperiamo i punti. Cavolo, quel palo mi ha proprio destabilizzato. Non pensi che per oggi possa bastare? No. Lo farò un'altra partita, sì. Anche questa è andata. Penso che ne farò un'altra però con altri giocatori. Perché comunque sia, devo allenare un po' tutti. Ah, ma si allenano anche loro. Boh, ragazzi, io... Non lo so, io sono tonto. Vabbè, niente allora. Perfetto, abbiamo finito. Possiamo anche riposarci. Consideriamo l'allenamento concluso, va bene. Già siamo a livello 4, insomma. Stiamo abbastanza bene, abbastanza messi bene. Qualcuno sembra ancora piuttosto imbranato. Tipo Archer. Sì, Archer è un po'... All'inizio non è tanto, però poi diventa davvero forte. Su col morale, Archer! Va bene. In effetti, per quanto ne so, è un assurdo principiante, privo dei fondamentali del calcio. Chissà perché è stato scelto. Ora che mi ci fa pensare, anche piccolo Stinobs sembra piuttosto acerbo. Se si tratta di due giocatori così bravi, perché non li abbiamo incontrati viaggiando alla ricerca dei migliori talenti del paese?
Mi ha tolto proprio le parole di bocca. Tuttavia non c'è tempo da perdere. Mark, seguimi. È giunta l'ora di andare in ricognizione per tenere d'occhio la squadra di Jude. Come? Ricognizione? È quello che ho detto, no? Scommetto che Mordell la vuole scoprire come se la cava il giovane Hobbs, non è così? Sì, io vorrei anche sapere come vanno le cose tra Jude e Caleb. D'accordo, andiamo a dare un'occhiata allora. Giusto una sbirciatina, tutti a fiume! Certo, perché 20 persone che vanno al fiume non se ne accorge nessuno. Ok, penso che ci siamo, eccoci qui. Andiamo a parlare con Jude. Ehi, Jude! Oh, Mark, grazie al cielo sei qui. Jude e Caleb stanno... Ti ho già detto di passare la palla, Caleb. Tenerla per te non serve a niente. Bla, bla, bla. Come vuoi. Quanto credi mi importi del tuo stupido allenamento? Cosa hai detto? Scusate. Mi dispiace interrompervi, ma io devo andare. Ci vediamo dopo. Beh, che bando di rammolletti, sono stufo. Oh, l'allenatore Travis. E quello chi era? Dov'è finito Nelly? Pensavo fosse qui con voi. Tu non l'hai vista, Jude? È vero, Mark, con tutto quello che è successo non mi sono accorto della sua assenza. Ciao ragazzi! Oh, state facendo una partitella? Su, passatemi la palla. Oh, salve, signor Beltran. Per caso ho visto Nelly da qualche parte? Come, la signorina? Oh, immagino che a quest'ora sia già in aeroporto. Doveva prendere un aereo. Ha deciso di studiare all'estero, non poteva certo perderlo. Cosa? Nelly è partita per andare a studiare all'estero? E da quando? La prima volta che lo sentiamo dire. Veramente? Forse voleva che rimanesse un segreto. Oh, avrei dovuto mordermi la lingua. Nelly, perché non ci hai detto niente? Forza, Mark, forse siamo ancora in tempo. Andiamo all'aeroporto. Oh. Bene. Andiamo un po' prima qui. Qui, ecco, qui c'è sempre il... Mio Dio. Tremava tutto. Teletrasporto. Ah, sì, ok. Bene, allora, andiamo all'aeroporto. Tokyo Sud, aeroporto. Oh, andiamo. Attenzione qui. Sempre gli strumenti. Io sono... Trovare gli oggetti, proprio. Devo trovare tutto quanto al 100%. Sennò non mi ritengo soddisfatto. Ok, andiamo. Sicuramente c'è qualcosa, ma ci penserò per conto mio poi a trovarlo. Guarda questo, col simbolo dell'orco. Una shishi più che un orco. Un leone. Nelly! Allora vuoi davvero partire? Sì, papà. Prenditi cura di te, mi raccomando. Certo, anche tu, Nelly. Fa attenzione. Mi dispiace, ma devo proprio farlo. Mi ricordo di questo. Non volevo andarmene in questo modo. Ma se i rapporti in sono Africa. Veritieri, la vita di Mark potrebbe essere sul punto di cambiare per sempre. Ho bisogno di scoprire la verità e devo farlo per conto mio. Voglio fare qualcosa per qualcun altro. Io non mi sono mai sentita così prima d'ora. Ecco perché va in Africa lei. Ora capisco. Io non avevo mai capito perché andasse in Africa, Nelly. Sì, so che c'è il nonno di Mark. Però non pensavo che lei ci andasse perché appunto avevano scoperto che il nonno di Mark, ovvero David, si trovava in Africa. Davvero strano. Brutto bene, Nelly, io ti capisco. Vai pure e non perderti, e non preoccuparti. Non perderti, è ovvio. Ci penserò ad avvertire Mark e gli altri. Grazie, papà. Ma stavamo lì. Nelly! Mark, e voi cosa fate tutti qui? Sembra proprio che siamo arrivati giusto in tempo. Meno male, ho il cuore in gola a forza di correre. Nelly, perché non ci hai detto niente? Non resterai nemmeno per le selezioni. Mi dispiace, ma questo viaggio è stato organizzato molto tempo fa. Silvia, Celia, mi affido a voi. Sono sicura che sarete in grado di occuparvi della nazionale, anche senza di me. Conto su di voi.
Va bene. Siamo d'accordo allora, divertiti Nelly. Ci vediamo alla fase finale del Football Frontier. Sembri molto sicuro di te, Mark. Non credere che il campionato mondiale sia una passeggiata. O rimarrai deluso. Ma che stai dicendo? Ce la possiamo fare. Se crediamo in noi stessi e diamo il massimo, potremmo raggiungere qualsiasi obiettivo. Non cambierà mai. Questo è sicuro. Ehi, facciamo un patto. Prometto di mettercela tutta se anche tu farai lo stesso. Mark, sei gentile a preoccuparti per me, ma dovresti concentrarti su come evitare che la Raymond si renda ridicola davanti al mondo intero. Oh. A presto. Ciao, Nelly! È sempre lei però, eh? Conto su di te, figlia mia. Questa scena era totalmente inutile, non so perché l'abbiano realizzata. 2 giorni dopo il giorno della partita di selezione. Non fraintendetemi, adoro le cinematic, cutscene, chiamatele come volete, però non ne capivo il senso. Tutto qui. Eccoci qui, finalmente è arrivato il giorno delle selezioni, non è fantastico, Jude? Quindi alla fine di questa giornata sapremo chi rappresenterà il Giappone nel campionato mondiale. Esatto, e la mia squadra si è allenata più non posso, non ci batterete mai. Se lo dici tu, cerchiamo di giocare una di quelle partite che resteranno nella storia. Certo, adesso andiamo alla Raymond, che le selezioni abbiano inizio. E andiamo allora, sono carico, fatemi controllare. Sì, mi sembrava un pelino di meno, mi sembrava per Xavier, ma... No, sono sbagliato, andiamo allora. Facciamo un gioco pulito. Eccoci qua, Nelly. Esci, Nelly. Buonanotte, sta pensando ancora a Nelly. A Silvia. E addirittura... Addirittura le telecamere. Beh, sì, in effetti è una partita abbastanza importante, se ci pensiamo, eh. Wow, guarda quanta gente. Sono così nervoso che devo andare in bagno. Fantastico, la gente sembra entusiasta di rivedere la partita. Ora sì che siamo pronti a conquistare il mondo. Il mondo, urca! Austin, rilassati, sei troppo teso. Finirei per farti male. Va bene. Sembra che ci siano anche delle nostre vecchie conoscenze tra i tifosi. C'è ancora tempo prima che cominci la partita, forse dovremmo andare a parlare con loro. Beh, se si sono presi il disturbo di venire fin qui per vederci giocare, potremmo almeno salutarli. Andiamo. Raggiungi i tuoi vecchi amici? Sì, vabbè, però in mezzo qua la partita mi ci metti, dai. Comunque sì, mi sa che mi tocca ricalibrare il touchscreen, perché con il Inazuma Eleven 2 va alla grande, ma con il 3 va malissimo, eh. Oh, Sam! Wow, quante telecamere, mi rendono ancora più nervoso di voi altri. Ci picchia, ragazzi. Oh, forza, Sean. Tutto l'Alpine fa il tifo per te, ma non ce l'ho neanche Sean qui vicino. Oh, Coda Royal. Riducere in poltiglia, Jude. E tu, David, dagli una lezione. Mi compenetro con la videocamera. Oh, attenzione. Questo stava con la Kirkwood. Non mi ricordavo che stava con la Kirkwood Knight. Eric e Bobby non possono venire, ma ci sarei a guardare la partita per tutti e tre. Siete il nostro orgoglio. Forza. Sì, Eric e Bobby stanno in America. Lucky Man. Ehi ragazzi, da quanto tempo non ci vediamo? Come se la passa Darren? Chissà se sarà selezionato. Ma dai, sì, ovvio. È ovvio che Darren ce la faccia, no? Badaboom, 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 cia cia. La tua squadra mostra gran preparazione. Tutti quanti con una sola eccezione. Sì, va bene. Fammi rimettere in forza la squadra. Se mi sfidano al diavolo, scappo, perdo un po' di punti passione, ma non posso proprio. Ah, meno male. Hai parlato con tutti? La partita sta per cominciare, faresti meglio a prepararti. Sono prontissimo. Guardali che belli! 11 da una parte, 11 dall'altra.
Amanti del calcio, la partita che assegnerà i posti nella nazionale giapponese sta per cominciare! Le migliori promesse del calcio giovanile sono pronte a sfidarsi sul campo di gioco in una lotta senza esclusione di colpi! L'annunciatore sempre molto entusiasta. Oh, ma... Hidetoshi! Hide, perché siamo venuti qui? Dimmi, che cosa speri di trovare? Te l'ho già detto. Sto cercando una persona, qualcuno di speciale. Qualcuno che sia in grado di insegnarmi una cosa o due. Sei pazzo? Cosa potresti mai imparare da giocatori come questi? Staremo a vedere. Hidetoshi Nakata. È lui. Attenzione! La partita sta per cominciare! Sì! Ci giochiamo un posto in nazionale. Bisogna dare il massimo. Oh, Davide Garbolino che doppia Axel è qualcosa di eccezionale. Non immagino quando faremo una certa tecnica. Finalmente sono me stesso e ho trovato dei fantastici compagni di squadra. Niente potrà più fermarmi. Che poi mi ricordo nell'anime, nella seconda stagione, per qualche episodio ha doppiato Leonardo Graziano. Ha doppiato Axel. Sì, purtroppo quando un doppiatore sta male o non può andare a registrare, è ovvio che trovino un sostituto se la serie deve andare avanti. Ma per tre episodi? 3-4 episodi, insomma, è durato poco. I migliori giocatori del mondo parteciperanno al torneo. Non mi farò sfuggire l'occasione di affrontarli per nessuna ragione. Ci prepariamo a conquistare il mondo, nonno. Tutto il pianeta vedrà in azione il fantastico gioco della Raymond. Il cammino verso il titolo mondiale comincia adesso! Bene, allora! Siamo pronti! Pennino alla mano! Dai ragazzi, siamo tutti quanti carichi. Quanti? Vai a casa a pulire, mamma. Non c'è posto per te qui. Cose che io non direi mai alla mia vera madre. Ce la metterò tutta, Mark. Fatti avanti. Oh yeah, ragazzi, dai. Che bello. Impugna lo stilo, guardalo, com'è migliorata la grafica, guardalo. Che bello, che bello. Bella, zio. Iniziamo la prima vera partita. Oddio, no. Blocco centrale, tridente mi piace, zona mi... no, tridente facciamo. L'attacco mi pare abbastanza buono, anche se lui lo mettiamo qua, ma spostiamo un attimino lui qui, così facciamo. Io attacco sempre di là, perfetto. Così. Perfetto. Ci siamo. Loro come stanno messi poi, più che altro? Con... tutti quanti a livello 5. Vediamo un po', lui non si può vedere quello che c'è. Tornado di fuoco e tormenta di fuoco. Sì, ok, vabbè, ovvio. Tormenta era ovvio che ce l'avesse. Poi c'è anche la tecnica della squadra, che però mi sa che ancora non sono attivabili. Finalmente è arrivato il momento delle selezioni. Fin da fischio d'inizio erano tutti determinati ad dare il massimo. No, accidenti. Ora sì che la partita si fa spumeggiante. Forza, Harley! Buttiamoci nella mischia! Oh, certo! Cavalchiamo l'onda, amico! Mark sta a vedere. Ce la posso fare! Ce la posso fare! Ok. Buono. Era ovvio. Accidenti, Sean. Oggi non scherzi, eh. Il tuo tiro ha messo a dura prova le mie mani. Non hai battuto la fiacca durante gli allenamenti, ma la prossima entrerà in rete, è una promessa. Se questo lo pensi.
No, ragazzi, fate andare un attimo. No, 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 ragazzi, che fate? Che fate? Mi deludete, eh? Accidenti, già Jack sta provato, eh. Porca miseria! No, Mark, Mark, piano, che stai fuori! Mannaggia a te, Mark, fatti prendere un colpo. Oh, ci siamo? Sì, bye, baby. Meteora dirompente! E poi non ho mai capito perché meteora dirompente è anche un colpo che... un tiro che può bloccare. Mano di luce mi usi. Oh! Con chi credi di avere a che fare, moscerino? Goal! Non ci batterai, Jude! Perché ha fatto mano di luce? Almeno la mano del colosso, bello! Allora, con Sean... Ah no, flash fotonico 25 ne richiedeva. Vabbè. Va bene, è andata così. Che ci vogliamo fare? Vediamo un po'. Grande illusione, bella. Bella, Jude, bella. Ma non basterà. Oh, già in furore vanno? Ehi, 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 te col fulmineo? Niente. Vabbè, però aspetta. Se è così non devo preoccuparmi se tira lui. Ah, faccio così, faccio presa. E Jack non può bloccarla perché il muro di roccia... Ah, vabbè, col corpo sì. Perfetto. Beh, essendo che ha una buona stazza riesce a bloccare un po' più di colpi. Ottimo. Attenzione! Ehi, da solo qui? Tutto soletto, soletto, Sanford? Pinguino Imperatore! Numero 2! Hai capito, Sanford? Tutto solo soletto. Goal! Continuiamo a darci dentro! Oh. Rio! Hey! E state in furore! State in furore! A furor di popolo! Va bene, va bene. Oh, stanchini, eh? E la bella cosa è che posso ricaricarmi durante una partita. Cosa che in realtà sull'uno si poteva fare. Nell'uno giapponese, non nell'uno europeo, purtroppo. Ah, senza che faccia una tecnica speciale, tanto che il primo tempo è finito. Ah no, manca ancora un po' invece. Va bene, va bene. Non c'è problema. Ma non si blocca il tempo. No, non si blocca. Che scarso. Sembra che non abbia mai giocato a calcio in vita sua. Vabbè, però sei paraculetto pure tu, eh. No, non faccio nulla. Nessuna tecnica speciale perché... Penso di poterlo ancora bloccare un tiro normale. No, non posso. Non si può, invece. Goal! Restate concentrati, ragazzi. Scusatemi, eh. Jordan è forte, ma... Ehi. Insomma. Era un tiro normale, eh. Povero Archer, non ce la fa proprio. Non per fare presuntuoso, ma... Con lui in difesa sarà una passeggiata. Ah, è inutile. Che cosa posso fare? Forza, Archer! Vedrai che nel secondo tempo potrai giocarti le tue carte. Stiamo giocando molto bene, ragazzi. Continuiamo così fino a fischio finale. Agli ordini, capitano! Sembra che si stiano divertendo un mondo. E questi sarebbero i migliori giocatori del paese. Sì, Travis. Se non ti va bene, fatelo andare bene. Oh, che bello. Diamo un po' di energia a Jeku. Un po' di latte sempre a Jeku. E qua stanno bene. Una polpettina a Xavier.
che almeno può fare flash fotonico. E torniamo in carreggiata. Nella seconda metà tutti erano pronti a farsi forza e a combattere estremamente fino a fischio finale per un posto nella squadra. Però questi ragazzi sono i migliori giocatori del Giappone. Svegliati, Austin! Sì, sì, certo! Quei due sembrano inarrestabili. In che modo posso fermarli? Avanti, mostrami quello che sai fare, Axel Blaze. Forza, Axel! Forza, Jude! Avanti! Ok. Sono un po'... Preparati, Mark! Ah, tira con tutte le tue forze e vedrai se non la prendo. Faccia. È mia! Oh no! Non ti lascerò segnare! Dilettante. E Stonewall Sing. No. No! Che cosa? Ora. Si chiama vuoto magico in giapponese, Shinkuma. Non so come si chiama in italiano. Che rabbia! Il tiro di Caleb è stato rallentato. Niente male, eh! Davvero niente male. Bravo, Archer. Così mi piaci. Tua, Kevin. Ah, peccato. Era un po' troppo fuori. Va bene, va bene. Oi, ehi, intercettata e ora sì che ci siamo. Gli faccio il cucchiaio? Gli faccio il cucchiaio. No, ragazzi, volevo godermela. Sapevo che avrebbe fatto mano insuperabile. Volevo ridermela questa, dai. Era troppo divertente per non fargliela. Un'altra volta! Oh! Ci sta prendendo gusto! No, vabbè, voglio troppo farle il pallonetto! Voglio faccio il cucchiaio! Che divertimento! Attento mondo, stiamo arrivando! Oh sì, Mark, stiamo arrivando! Ah, che tiro! Il pallonetto! Chissà che tiro era! Oh, Jude, sei un po' stanchino? Io invece sono ancora carichino! Oh, questo ragazzi! Ecco, è un fiasco! Non dico nulla! Oh, Tegol Fulmineo, che è una sua mossa peculiare, se vogliamo. Max non sembra, ma è molto veloce. Infatti non sembra. No, niente. Sì, Zin, poi, figurati. No, è che ancora sto giocando in Inazuma Eleven 2. Quindi mi viene da chiamarlo Zin qualche volta. Anche se mi sforzo a chiamarlo Xavier. Ottimo, ottimo. Ehi! Tanto fuori gioco era? No. Non ci ho fatto caso. Dovrei entrarci? Tormenta di fuoco! Yes! Vai così, Jack! Muro di roccia! Beh, tiro indebolito, e beh. È giusto, è giusto. Per bloccarlo ci voleva diga di roccia, ma al potenziato al massimo proprio. Siamo tutti molto stanchi a quanto vedo. Eh già. Ah, peccato, peccato. Vabbè, ragazzi, dai, su, finirà sul 3-1. Eh sì, dai, 3-1, bene, bene, è andata bene, dai. Non posso lamentarmi, affatto. Io posso cavalcare qualsiasi onda. Beh,
Se mi fossi impegnato anche solo un pochino non avremmo mai perso. Perché ti sei impegnato allora? Erano le selezioni, era una cosa importante, zio, eh. Un livello buono siamo ad un buon livello. Bella partita, Jude, così si gioca. Proprio così. Ben fatto, ragazzi. Oggi avete mostrato a tutti la vostra passione per il calcio. Grazie, allenatore Hillman. Credo che sia giunto il momento di soddisfare la vostra curiosità e annunciare i convocati. È l'ora della verità. Quello è l'uomo che ha osservato i vostri allenamenti. Cosa fa quell'allenatore Hillman? Accidenti, ancora qualche minuto in attesa per scoprire chi entra nella squadra, la mia testa esploderà. Solo i migliori di noi ce la faranno. È la legge del più forte, come natura. E se non supererai le selezioni, per te varrà la legge del più idiota. Sì. Ah, non credi di esagerare, Scott? Austin, è da un po' che vorrei chiederti una cosa. Durante la partita hai avuto delle ottime occasioni. Perché non li hai sfruttate? Potevi segnare dei gol. Perché non hai tirato quando hai avuto l'occasione giusta? Ecco, io ho pensato che un nuovo arrivato come me non dovesse tenere troppo la palla. Già, comunque ora devo andare. Ciao! Eh? Quindi non stava dando il meglio di sé? No. Mentre l'unico obiettivo della partita era proprio quello di mettere in mostra le nostre capacità. Ma cosa gli passa per la testa? Aspetta la decisione dell'allenatore Hillman. Potrei anche parlare direttamente con Silvia. Parliamo però invece con i nostri amici. Accidentaccio, non sei più nella pelle. Perché non le piantano i dottoracci ci danno i risultati? Ah, che divertimento, è sempre un piacere giocare a calcio con voi. Ecco perché non dovrei parlare con gli altri. Le mini sfide! Vabbè dai, non perdiamo altro tempo. Beh, il dato è tratto, l'importante è dare sempre il massimo. Ed è proprio quello che abbiamo fatto. Vuoi riposarti? Va bene. Ti sei meritato un po' di riposo. Grazie. È finalmente arrivato il momento di annunciare quali giocatori rappresenteranno il Giappone a Football Frontier International. Vi ho osservato tutti con attenzione e ho deciso chi si aggiudicherà un posto nella nazionale e chi no. Quanto la fa lunga. Che tensione! Chissà se mi hanno scelto. Ma prima vorrei presentarvi una persona, e cioè il nuovo allenatore della nazionale giapponese. Cosa? Ma come, Mr. Hillman? Un nuovo allenatore? Non dovrebbe essere lei ad allenarci? Ascoltatemi. Sono il vostro nuovo allenatore. Mi chiamo Percival Travis. Da adesso in poi obbedirete a me. Travis. Allenatore. E questo sarebbe l'allenatore della nazionale. Allora, iniziamo. I giocatori che sto per chiamare entreranno in squadra. Eh già, ma come mai non sarà lei il nostro allenatore, signor Hillman? Ci ho pensato a lungo e ho capito che il signor Travis potrà allenarvi meglio di me e rendervi dei giocatori migliori. In realtà la verità è un'altra. Ma tranquilli, ci arriveremo. Caspita. Avrebbe dovuto dircelo prima. Siamo già sull'orlo di una crisi di nervi. Capiamo la sua scelta, allenatore Hillman. E la rispettiamo. Noi ci fidiamo di lei. Mark. Se avete finito, annuncerò i nomi dei giocatori che sono stati selezionati per la squadra. Eh sì, ragazzi. Quando vi chiamo, fate un passo avanti. Jude Sharp. Grazie, mister. Axel Blaze. Grazie, mister. Xavier Foster. Sean Fro. Grazie, mister. Nathan Swift. Scott Banyan. Harley Kay. Grazie, mister. Magnifico. Thor Stauffer. Darren Lachance. Jordan Greenwell. Presente. Grazie, mister.
Caleb Stonewall. Austin Hobbs, Archer Hawkins. Grazie, mister. Sì, mister. Jack Warside. Sì, mister, sì! Complimenti, Jack! Todd Ironside. Caspita! E per finire, il vostro capitano, Mark Evans. Sì, mister. È tutto. Questi sono i 16 convocati. Cosa? No, perché io non... Non ti preoccupare, stai tranquillo. Stai tranquillo, Kevin. Non ti preoccupare. Perdonatemi, ma credo ci sia stato un grave errore. Non sono stato selezionato, com'è possibile? Non ho mai fallito in vita mia. Questo modo di parlare mi ricorda uno youtuber, ma... Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo avanti. Mi sono già perso troppo in chiacchiere. Non posso crederci. Giocherò per il Giappone. Se questo è un sogno, qualcuno mi ha pizzicotto. Eccolo là che arriva. Non me lo faccio ripetere due volte. Pinche. Aia. Questo significa che non sto sognando. Oh, sono così felice. Ah, che bello. Evidentemente non sono all'altezza. Non sono stato scelto. Che delusione. Incredibile, non riesco nemmeno a dirlo. Io ho fallito. Su, Isaac, non disperarti. Ecco, io so come sollevarti in morale. Come? Beh, suppongo che non tutti riescono a reggere la pressione delle selezioni. Jude. Non deluderci. Non rappresenti solo il tuo paese adesso, ma anche la Royal Academy. David, non preoccuparti. Non vi deluderò. Ragazzi, a quanto pare dovrete darvi da fare anche al posto nostro. Fate vedere a tutto il mondo di che passa siamo fatti, d'accordo? Kevin. Quelli che sono stati scelti dovranno portare avanti le speranze e i sogni di chi non ce l'ha fatta. Non dimenticatelo mai. Sì, allenatore Hillman. Che stacco brutto proprio. Da oggi farete parte della nazionale giovanile del Giappone. Da Inazuma Japan. Inazuma Japan. Wow, fantastico. Ascoltatemi tutti, mettetevi in fila per favore. Faremo una foto per celebrare questo evento. Bella. È arrivato il momento di conquistare il mondo. Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Invece, eccoci qui. Il primo passo verso il successo mondiale. Chissà quali calciatori affronteremo. Non vedo l'ora di scoprirlo. Una cosa è certa. Troveranno pane per i loro denti. Puoi dirlo forte! Noi siamo la squadra nazionale del Giappone e molto presto saremo anche i campioni del mondo! Ragazzi, diamo il massimo! Noi siamo l'Inazuma Japan! Vabbè, io lo pronuncio alla giapponese, però... Sì, capitano! Campioni del mondo! Hai voglia di scherzare? Lasciatemi spiegare perché sono qui. Sono qui per distruggere le vostre illusioni. Distruggere cosa? Mi hai sentito? Lascia che mi spieghi meglio. Giocando in questo modo non avete speranze in ambito internazionale. Nel campionato mondiale non basterà impegnarsi e dare il massimo. D'ora in poi vi consiglio di tenere la bocca chiusa e fare quello che vi dico senza protestare. Ora andate a riposarvi. Urca! L'allenatore Travis è spaventoso! Un momento, si chiama Travis? Allora, questo significa che... Sì, l'allenatore Travis è mio padre. Oh, capisco! Ecco perché sei entrato nella squadra! Incredibile! Il nuovo allenatore è tuo padre, Kankan? Ma mi sembra di ricordare che suo padre avesse un altro aspetto.
Tutto sarà chiarito a tempo debito. Travis. Travis. Molto strano. Che stai facendo, Celia? Vedo che stai usando un computer. Beh, ho pensato di indagare sul passato dell'allenatore Travis. Volevo saperne di più. Guarda cosa ho trovato. Bene, bene, bene. Un passato losco, direi. Molto losco. Perché mai l'altra Hillman ha chiesto l'aiuto di una persona simile per allenare la nazionale? Eccellente! Adesso sappiamo da chi sarà composto gli Inazuma Japan. Il nostro lavoro qui è finito. Allora è lui, Mark Evans. La somiglianza è lampante. Dobbiamo fare rapporto. Inutile perdere tempo per fare rapporto su una squadra così debole. Ah, però forse dovremmo informare il nostro nuovo amico. Vorrei proprio vedere che faccia farà quando sentirà il nome Evans. Alcuni giorni prima. In Italia, pistole e macchine. In Italia. Stai bene, Lacey? Ho sentito che ti sei fatta male da una gamba e ti hanno portato in ospedale. Che sfortuna. È stato un incidente, non c'era modo di evitarlo. Comunque i dottori dicono che riprenderò a camminare molto presto. Lacey, vorrei che ti facessi operare agli occhi, ti prego. Non preoccuparti del costo dell'operazione, me ne occuperò io quando diventerò un calciatore professionista. Grazie mille, Paolo. Ma il vero problema non sono i soldi, sono che io ho paura. Ascolta, Lacey. Se c'è anche una sola possibilità che questa operazione ti restituisca la vista, devi farla. Solo così potrai vedere una partita. Grazie, Paolo. Facciamo un patto, Lacey. Se io vinco il Football Frontier International, tu ti sottoporrai all'operazione, promesso? Promesso. Ne sono felice, Lacey. Bene. Il girone europeo sta per cominciare. Quali squadre riusciranno a conquistare un posto nella fase finale? Lo scopriremo molto presto. Lacey, ce la farò. Manterrò la mia promessa. Il titolo di campioni del mondo ci attende! E fu così che la squadra di Paolo riuscì a superare il girone di qualificazione, conquistandosi l'accesso alla fase finale. Nel frattempo, i paesi di tutto il mondo mandavano le loro squadre al primo torneo Football Frontier International della storia. Il Qatar, questo era? Forza ragazzi, è ora di uscire allo scoperto e scoprire... Ah, l'Australia! Se i Big Waves sono pronti a cavalcare l'onda del successo! Eccolo il Qatar. Qatar? Non mi ricordo se era il Qatar di preciso. Amici, la nostra avventura inizia oggi. Sarà un cammino irto di ostacoli, ma alla fine ci aspetta un grande trofeo. I coreani? Sì, i coreani! È ora di partire per il Giappone e dimostrare a tutto il mondo chi è il più grande regista dell'Asia. Da un'altra parte, in Giappone, ecco due giocatori in partenza per il Football Frontier International. Oh! Sbrigati, Eric, il nostro aereo sta per partire adesso. Bobby, hai visto questa notizia? Dai un'occhiata al giornale. Eh? Guarda un po', Mark e gli altri. Sono finiti in prima pagina. Wow! Inazuma Japan, eh? Sono sulla bocca di tutti. A quanto pare. Ultima chiamata per i passeggeri Eagle e Shearer. Volo 172, All American Airlines, imbarco immediato. Non è che ti chiamano per nome, eh. Accidenti, dobbiamo correre, altrimenti partiranno senza di noi. Forza, andiamo! Ci incontreremo di nuovo, Mark. Ma la prossima volta saremo avversari. La Unicorn. È il momento del nostro debutto a livello internazionale. Nel secondo capitolo, Il segreto dell'allenatore misterioso, hanno inizio le qualificazioni delle nazioni asiatiche per il Football Frontier International. Cosa? Non possiamo allenarci?
Wow ragazzi, primo capitolo completato con successo. E salviamo allora, mamma mia. Io l'ho detto nel primo episodio, sono super fomentato. Sono davvero contento di poterlo giocare finalmente in italiano. Non sto più nella pelle, davvero. Non vedo l'ora di andare avanti. Porterò anche forse più di un episodio al giorno. E da quello che dissi in Inazuma Eleven 2 vorrevo fare 25 episodi, ma è impossibile. Mi sta rivenendo alla mente tutto quello che c'è da fare nel gioco ed è impossibile fare 25 episodi. Quello che viene, magari faccio anche 3 episodi a capitolo per questa serie, li farò più corti, li farò più elaborati, insomma, una cosa così. Ad ogni modo, Cuj, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione sempre link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.